Un'intera giornata di confronto e condivisioni sul tema della gestione dei flussi migratori, delle politiche di accoglienza e di convivenza è l'evento Terra Aprite i Porti, promosso dal Comune di Napoli alla stazione marittima, che ha visto la partecipazione attraverso tavoli tematici di sindacati, associazioni, amministrazioni, terzo settore, movimenti, organizzazioni non governative e di privati cittadini. I porti vanno aperti e soprattutto bisogna accogliere le persone. Il problema in Italia, lo dobbiamo dire con forza, non è le persone con la pelle nera, il problema in Italia è il lavoro nero, il problema in Italia è combattere la corruzione e da un certo punto di vista noi abbiamo bisogno di combattere anche la paura. La gente ha paura perché c'è precarietà, perché c'è insicurezza, non perché c'è qualcun altro. E da questo punto di vista credo che sia molto importante rilanciare con forza anche una cultura dell'accoglienza, che vuol dire una cultura dei diritti nel lavoro per tutti. Al centro va messo la persona. Purtroppo siamo in tempi molto bui, dove delle decisioni inumane, e ci tengo a sottolinearlo, contrarie al diritto internazionale, al diritto europeo, alle costituzioni, stanno, diciamo, polarizzando molto il dibattito sull'immigrazione, sempre più lontano dai dati reali che servirebbero ai cittadini per comprendere meglio questo fenomeno, quindi va fatta anche una grande operazione verità. Però uno degli effetti di questa polarizzazione è che molta più gente si sta oggi mobilitando, si sta informando, si sta interessando. Oggi c'è un esempio qui nella vostra bella Napoli, ne abbiamo avuto uno prima dell'ultimo Consiglio europeo, con migliaia di cittadini che sono scesi in 170 piazze europee in contemporanea per chiedere a tutti i governi europei di fare la propria parte sull'accoglienza. La petizione ha raccolto oltre 120.000 firme in pochi giorni, ora sta al Parlamento a raccogliere la palla e finalmente incalzare, perché la misura è colma. E tra l'altro il ministro Salvini, lo si sente bene a Bruxelles, sta infangando la reputazione dell'Italia con queste misure prese nelle ultime settimane. Ci eravamo fatti un nome, pur nell'ipocrisia di tanti governi che ci hanno lasciati soli, però almeno un nome di un paese che ha fatto enormi sforzi, riconosciuti da tutti, sull'accoglienza. Il dibattito ha riguardato anche la normativa nazionale ed europea sulla gestione dei flussi migratori e si è concluso con la condivisione di un manifesto di impegno per la costruzione di processi di convivenza e tutela dei diritti umani nelle città solidali del Mediterraneo. Sono stati tavoli di lavoro intensi, partecipati, e si è entrato finalmente sul contenuto del tema, perché noi non vogliamo andare avanti per slogan, ma parlando delle cause, degli effetti, dei contenuti, dei problemi, delle opportunità e di quale comunità nel Mediterraneo vogliamo realizzare nella nostra Europa. Io penso che sia importante che qui a Napoli sono riunite tante persone, tanti militanti, tanti attivisti, tante associazioni, tanti comitati, tanti amministratori provenienti da parti diverse dell'Italia, dell'Europa, con pensieri differenti, ma uniti nella volontà di costruire comunità in cui la solidarietà, l'uguaglianza, la fratellanza, le libertà civili siano il nerbo democratico che unisce e non divide, per contrastare la comunità del rancore, dell'odio, del razzismo e della barbarie, perché quello che sta accadendo questi giorni veramente non si era visto negli ultimi decenni, e anche chiamare il governo alle sue responsabilità, perché si sbaglia a parlare solamente di Tizio Di Caio all'interno del governo, perché la responsabilità su questi atti è collegiale. La chiusura dei porti è una responsabilità grave che il governo si porta sulle proprie spalle, non è solo una responsabilità politica.